Se trovo un'arma mitica, il video finisce. Bella ragazzi, volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore forte come vedete a schermo, accettate. Da ora, ogni volta che farete un acquisto, mi arriverà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Allora, andiamo. Se trovo un'arma mitica, il video finisce. Mi sono voluto lanciare a Pleasant Park perché credo che sia una zona senza fondamentalmente armi mitiche, quindi almeno all'inizio stiamo un po' più tranquilli e non abbiamo il rischio di trovarle. Dicevo, tra l'altro ragazzi, questa zona me l'hanno consigliata i fan che appunto stanno facendo con me la sfida, dato che siamo in live mentre appunto stiamo giocando. Infatti ragazzi, se anche voi volete aggiungermi e guardare diciamo questi video in anteprima, basta che andate sul sito Viola che trovate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi. Più o meno ogni sera, vacanze a parte che farò in questo periodo, dovremmo essere in live. Allora io direi ora di non perdere tempo, di cercare di fare qualche kill e di prendere un po' di scudi, perché siamo messi un po' malaccio. E stando a Pleasant Park in realtà non dovrebbe essere molto difficile trovare gente. Per ora però mi occupo giusto di farmi un po' di materiali. Attenzione, un tizio là sopra. Non vorrei avesse una visuale perfetta per darmi qualche mazzettata. Non è entrato, che noia. No, 89! Oh, oh. Ok, ok, Fra, non ha fatto male, giuro. Mi è arrivata una cecchinata mentre coglievo le percove, cioè dei carciofi là, che non so cosa sono, se sono carciofi, se sono bietole, non è da... gentilmente, potreste lasciarmi stare, questo è pure morto. Ma basta, ma basta, Fra. Ma dai, ma poveri, mi fai quasi pena, sei morto, Fra. Andiamo, basta. Non ci provare così tanto. Ok, sono pure full di legno. Io direi, raga, che ci possiamo spostare nella zona di, dalla zona di Pleasant. Fate conto, ragazzuoli, che la probabilità di trovare un'arma mitica, raga, è altissima. Se qualcuno va di Authority, va con l'intenzione già di prendersi la drum gun e il rampino. Se se li prende e poi viene eliminato, sicuramente il nemico che li elimina, cioè che lo elimina, si prenderà quelle armi. Quindi in un modo o nell'altro, verso endgame, se riusciremo appunto ad arrivarci ed elimineremo i nemici, sicuro uno di loro avrà le armi mitiche. Quindi una sfida diciamo che si lascia perdere da sola. Però proviamo, magari abbiamo un po' di fortuna, non si sa mai. Sì sì man, la perdo anche se l'arma sta in mano al nemico, vale anche così la sconfitta. Allora quasi quasi ragazzuoli, facciamo così. Andiamo a Celti, che non dovrebbe presentare appunto armi mitiche. E andiamoci con la jump. Speriamo che nessuno ci faccia cadere, no eh? A posto, e let's go. Facciamo così, io cerco sempre di evitare le zone in cui ci stanno armi mitiche, cioè zone in cui potremmo trovare boss o armi mitiche per quanto possibile. Là sta un tipo. Sì, sulla sinistra. Laserato. Spero che non si curi, spero che non mi spari. Vabbè, fra, gli è andata male proprio. Sta qualcun altro. Sta qualcun altro, calmi. Devo fare in fretta. Qua non sta niente che mi interessa. Niente armi mitiche, meno male. Più di una persona, ce ne sono due, ce ne sono due. Stanno fightando, non capisco dove, là? No, c'è pure qualcun altro, allora. È premesso? Okay, hanno lo scar, li sento benissimo, hanno lo scar. Proviamo a utilizzare questa tecnica. Vediamo se si confonde. Oh, 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 oh. Che se levano. Solo che ora mi confondono anche i passi dei... Mamma mia, avevo sbagliato. Mamma mia, mi è andata bene. Questo mica c'aveva cose epiche. Cioè, non avete capito. Dai, flopper me li tengo. Oh, questo c'aveva un set veramente interessante. Bella per te, dude. Ok, andiamo, dai. 4 kill per ora. Non abbiamo incontrato tanta gente, però ce la stiamo cavando. Ovviamente, raga, lo Scar non è... È normale, l'ho trovato nel... Vabbè, lo sapete, l'avevo trovato nell'apprigionamento, quindi non credo che ci siano dubbi. Quasi quasi, ragazzi, lo sapete. Da oggi vi posso dire che preferisco quello caricato a quello tattico. Quello caricato a quello tattico, preferisco quello caricato. Sincero. Avrei potuto shottarlo quel tipo, una mazzettata in faccia, lo eliminavo, sbagliato però il colpo. Siamo in 11, ragazzi. Allora, siamo in 11, c'è un tipo, mi ha visto, mi ha visto. Visto, come non mi ha visto. Ma veramente? Ma sei serio? Stai scherzando? Cosa?
Ok, è normale lo scar, perfetto. Pensavo che fosse particolare, invece è tutto a posto. Sto ferro, grazie. Ok, prossimo. Ma nessuno di questi c'ha un po' di mobility? Siamo calmi? Ah, quello è un nemico. Sì, ma no, fra, stanno i briganti, fra, questi sono pericolosi, oh, tu scherzi. Questi ci massacrano. No, la Jug vale come mitica. Ciao, le stesse cose di prima.